Oggi è mercoledì 23 maggio 2007. Come vedete, il Consiglio dei Ministri questa volta si è fatto con qualche giorno di anticipo, perché venerdì è l'ultima giornata della campagna elettorale. Siccome si vota il 27 e il 28 di maggio, allora abbiamo preferito anticipare di qualche giorno. Di cosa abbiamo parlato? Di molte cose, indubbiamente. Io mi limito a indicare alcune cose che hanno riguardato la mia attività. Poi farò una chiosa anche. Sicuramente prima del Consiglio dei Ministri c'è stato il CIPE, cioè quell'organismo di ministri ristretti che decidono se ammettere o meno al finanziamento e dare il via libera a opere pubbliche che vengono, diciamo così, proposte da vari ministeri competenti. Oggi ho portato io al CIPE l'Asti-Cuneo, quell'autostrada che da Asti va a Cuneo, che per metà lo sta facendo l'ANAS, per metà non si sapeva chi lo doveva fare. Abbiamo risolto l'accordo in progetto pubblico-privato e quindi abbiamo dato il via libera e oggi il CIPE l'ha approvato. Un altro passo avanti verso un'altra grande infrastruttura che si sta realizzando e rispetto alla quale sono stati trovati i relativi finanziamenti. E le regole del gioco sono state scritte in modo più trasparente, alla faccia di chi diceva e dice sempre le infrastrutture non si fanno e le regole sulle concessionarie sono sbagliate. Invece, come si vede, sono buone, alla fine le accettano e si fa l'interesse dei cittadini. Al CIPE si è discusso di diverse cose. Una cosa mi interessa segnalare: un disegno di legge in materia di giustizia. Attenzione, non è il solito disegno di legge, anche perché ha contribuito a scriverlo il sottosegretario Ligotti, che è dell'Italia dei Valori. Cioè questa volta non ci siamo limitati noi dell'Italia dei Valori a dire al collega questo non va bene, questo non ci piace, questo l'indulto, la legge sul conflitto di interessi, eccetera, eccetera. Abbiamo detto, guardate, bisogna fare tutta una serie di norme minime che costa molto poco e che può aiutare molto il sistema della giustizia. La telematica, la rete, le notifiche, il sistema delle notifiche, il sistema delle verbalizzazioni, maggior, diciamo così, apporto di personale nelle cancellerie, nelle segreterie, l'utilizzo di praticanti avvocati per andare a fare esperienza dentro le cancellerie, dentro le segreterie dei tribunali, in modo da fare esperienza loro e aiuto operativo a chi ha bisogno proprio di attività collaborative. Quindi è un provvedimento che ci metto volentieri la firma perché aiuta a sbloccare il funzionamento della giustizia e sperando che questa volta non ci continuino a dire che Di Pietro si mette contro. Noi ci mettiamo anche a favore, ma con quei provvedimenti che servono alla giustizia, non con quelli che li impediscono. E sempre a proposito di giustizia, permettetemi di raccontarvi qualcosa fuori sacco, cioè che non riguarda strettamente il Consiglio dei Ministri, ma che indubbiamente una certa tensione lo sta provocando all'interno della maggioranza. Questo perché io non intendo adeguarmi alle difese di ufficio preconcette e per partito preso. Mi sto riferendo alla questione dei rapporti tra Visco e la Guardia di Finanza. Riepilogo un attimo il problema, è dell'anno scorso il problema, in questo senso il fatto che solo in questi giorni, a ridosso delle elezioni, il centrodestra lo tira fuori dimostra la sua strumentalizzazione. Ma preso atto della strumentalizzazione, il problema è un altro, il fatto di cui si discute è vero o falso? Qual è il fatto innanzitutto? L'anno scorso, subito dopo l'elezione, subito dopo che siamo andati al governo, pochi giorni dopo, il vice ministro Visco, con un appunto manoscritto, dice al comando generale della Guardia di Finanza, al comandante speciale, dice: devi trasferire d'amblè, immediatamente esecutivo, il comandante del nucleo della Guardia di Finanza, nucleo regionale della Guardia di Finanza di Milano, il comandante del nucleo regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, il comandante della compagnia della Guardia di Finanza, il comandante del nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, vale a dire la testa pensante di tutta l'organizzazione investigativa della Finanza a Milano. Che stavano facendo queste persone in quei giorni? Stavano collaborando così a fondo con la Procura di Milano in delicate indagini da aver ricevuto 15 giorni prima l'encomio. E che stavano facendo? Indagini sull'Unipol, indagini sulla Banca
Andon Veneta, su tutti i furbetti del quartierino, l'indagine sulla scalata al Corriere e così via, cioè le indagini più delicate in materia finanziaria e bancaria. Allora, perché vengono richiesti i trasferimenti? La richiesta è immotivata, così dice il comando generale nella persona del comandante generale a verbale, quando è stato preso dal procuratore generale della Repubblica di Milano a verbale, senza una ragione. Allora, rispetto a questo fatto, c'è da capire. Perché poi è stato mandato il Presidente del Consiglio in Parlamento a dire che era un normale avvicendamento. Non era un normale avvicendamento. Il normale avvicendamento c'era stato il mese prima. Il normale avvicendamento avviene col consenso delle parti. Il normale avvicendamento avviene attraverso diciamo così, una serie di proposte che viene fatta fra l'amministrazione e i singoli interessati. Queste dalla sera alla mattina sono stati mandati via. O meglio, è stato richiesto di mandarli via. Il Comando Generale, in ciò dimostrando la sua autonomia dalla politica, ha detto: spiegami perché, se no non lo faccio. E così è avvenuto. Non l'ha fatto, è intervenuto il procuratore generale, è intervenuto il procuratore della Repubblica di Milano e tutto è finito a tarallucce vino. Dopo un anno, sotto le elezioni, viene ritirato in maniera sicuramente strumentale. Però il problema che si pone ed è un altro, ed è di tutto politico. Al Presidente del Consiglio è stata passata un'informazione in cui si è fatto credere che era, diciamo così, un normale avvicendamento, quel che quantomeno è stato un errore di valutazione, ma certamente normale non è. E allora, rispetto a tutto questo, io mi sono permesso di dire: d'accordo, la strumentalizzazione politica si sa e la conosciamo, però adesso ci fate capire perché li volevate spostare, queste persone? Che male vi stavano facendo? Stavano facendo delle indagini così delicate, ma perché mai noi dobbiamo metterci a berlusconeggiare pure noi? Questo è il quesito che ho posto e per il quale sono stato messo sotto processo anch'io ancora una volta. Questa è l'Italia.